Ciao amici di Gonzo Tennis e bentornati. Oggi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto, però ci fa molto piacere riavere. Si torna sempre dove si è stati bene, vero Jacopo? C'è Jacopo Lo Monaco con noi. Non puzzo ancora. Pensavo dicessi si torna sempre sul luogo del delitto, così cominciavamo a parlare di argomenti interessanti per me. Ovviamente c'è anche Federico Ferrero. Ciao. E faremo questa puntata, anche questa puntata, un po' discostata, diciamo, da quello che avviene nel circuito, quindi dagli eventi in senso stretto, ma cercheremo di divertirci. Io e Federico abbiamo registrato una scorsa puntata con un giochino che ci era sembrato molto, molto divertente. Ecco, visto che ha pure riscosso abbastanza successo. Il giochino era quello di costruire o tentare di farlo il giocatore perfetto, unendo varie componenti di vari colpi singoli di altri giocatori. E avevamo messo come paletto e come regola quella di non poter ripetere un giocatore per più di una voce, in modo da renderla un po' più divertente. Tu, Jacopo, so che hai seguito, vero? Sì. Ci ho messo un po' per alcune categorie, però ho fatto qualcosa che mi soddisfa. Ah, quindi sei venuto con i compiti fatti. Ok, Sì, se no ci avrei pensato troppo a lungo. ok. Mentre guidavo, poi pensavo a questo, a quell'altro. E vabbè. Ok, chiaramente non faremo soltanto questo, ma andremo anche altrove, no? Poi ogni scelta immagino sarà motivata. No, io l'altra volta Fede avevo proposto, anzi mi ero autoassegnato questa categoria della nomination, perché veramente certe volte era un delitto lasciare Gli fuori. asterischi. Ah, sì, quindi se hai, non so se Jacopo ne vuole usufruire, però può comprare una vocale se vuole, può usare qualche asterisco se proprio, che ne so, hai già usato un giocatore in una categoria, ma non te la senti di almeno di non nominarlo in un'altra, anche se non lo puoi eleggere come tuo favorito. Quindi se vuoi, puoi anche mettere un asterisco. Ma per come lo vedo preparato non ne ha Dovresti bisogno, forse. sapere i vostri perché è probabile che più di una cosa mi sia sfuggita. Cioè, non mi sono ricordato di quello e nel momento magari che lo dite dice, ah sì, certo. Sì, a noi sono sfuggite molte cose, a me in particolare. Poi ripensandoci dopo, uno proprio dopo 5 minuti che è terminata la registrazione, ho subito scritto a Federico: cazzo, Murray, ci siamo dimenticati Murray. Che per come avevo giostrato la mia tabella di marcia, il mio giocatore sicuramente ci stava. Ma poi ne abbiamo dimenticati tanti altri, però vabbè, ci sta un gioco, non è. No, Non è vabbè, certo. niente di più. Vabbè, a me ha scritto uno dicendo, così, adesso non ricordo la parola, però sostanzialmente mi ha scomunicato perché non ho citato McEnroe. Abbiamo citato McEnroe, non abbiamo citato Connors. Vabbè, ma che cosa gli metti di Cornos? La grinta? No, di rovescio, credo, però vabbè, però Cioè, di ok. rovesci migliore di Cornos. Soprattutto era un colpo che è stato un colpo rivoluzionario per quegli anni lì. Sì, poi io vorrei fare una premessa sulla mia composizione del giocatore del passato, che sicuramente Sei nato l'altro ieri, quindi non ti ricordi una fava. No, no, Questa è la no. premessa. Ha molte falle il mio giocatore, rivedendolo, ha molte falle il mio giocatore del passato, però ho scelto giocatori di cui ho comunque visto qualcosa. Cioè, ad esempio, ho scelto Bagdadis più per simpatia Sì, che. no, su Bagdadis ho avuto un attimo di Sì, è tremore, vero, mi però tremavano le vene ai polsi. Ma su quale colpo mi Bagdadis? faceva impazzire, rovescio. A me mi Se piaceva. mai promosso, beh, se mi dicevi il dritto, No, no, mi metto piaceva un po' un tantissimo casino. Bagdadis. Anche a me molto. Sul dritto ho scelto Federer. Va bene, dai, ci Comunque, siamo. vuoi. Abbiamo la possibilità di. Premessa. Vai. L'estetica è subentrata per forza, quindi io ho un giocatore che colpisce piatto,
lo scarto a priori, a me non piacciono i colpi piatti, quindi capisco che il dritto di Del Potro sarebbe da prendere in considerazione, ma io proprio lo scarto a priori, cioè a me uno che colpisce in quel modo non piace. Il dritto di Federer per me, a me non piace perché chiude all'altezza del bacino e a me quella roba lì non la passo. Poi oh, lui lo può fare perché probabilmente potrebbe anche chiudere all'altezza del ginocchio, la sente talmente tanto, però io voglio il dritto che chiude sopra la spalla sinistra, parlo di un destro. Ok, quindi ti dico le voci e tu mi vai col nome? Sì, anche perché forse io ho messo qualche voce in più, Ma però vediamo, dai. possiamo metterlo No, non ovviamente. l'aggiungiamo, certo, ma per esempio risposta smash non l'abbiamo messi. Risposta non è un colpo, però dicevamo l'altro giorno con Fede, Jacopo, prendi Wawrinka, il dritto di Wawrinka è una cosa, con tutti i problemi che ha, la risposta di Wawrinka di dritto è un altro discorso, quindi non necessariamente risposta di dritto equivale a buon dritto e viceversa. Smash anche, smash non è servizio. Quindi vabbè, dai, cominciamo con le categorie di base. Dritto. Partendo dal dritto, Sì. allora per quelli che non giocano più è stato il colpo più faticoso. Alla fine vi sorprenderò, ho detto Grosjean. Caspita. Perché tirava delle fiamme, aveva un colpo comunque rapido. E in un'apertura non gigantesca, perché c'è chi gioca molto bene il dritto quando ha tempo, quando è in mano il gioco lui, però quando subisce il gioco va in difficoltà dalla parte del dritto. E secondo me Grosjean non andava così tanto anche in difesa, in difficoltà dalla parte del dritto, e poi lo colpiva bene da destra, dal centro, da sinistra. Bello, mi piace tantissimo questa partenza. Ho già motivato in anteprima che Del Potro, Federer, dal mio punto di vista, cioè, sono le scelte più logiche, ma ci metto anche l'estetica. Oggi sono andato un po' a vedere qualche filmato su YouTube e alla fine ho detto, ma anche da un punto di vista estetico, il dritto di Grosjean a me piace. Sì, Poi no, ovviamente invece a me è ha da quello portare che non. qua dietro che trovo molto utile, perché quando non hai tempo, per forza il finale deve essere laterale, e quindi mi ha soddisfatto come scelta. No, Ok, rovescio. no, Ma per esempio. Fede vuole dire qualcosa, lo vedo. No, che a me esteticamente il dritto di Grosjean invece non piaceva al granché, perché lo mettevo insieme a tu, cioè mi sembrava un po' troppo tutto attaccato al corpo, non so, mi ricordo una cosa un po'. Per esempio, no, volevo chiederti, vabbè, Sampras non lo È consideri, piatto. è piatto. Ma piatto, insomma, non Sì, aveva ha un un quel minimo blister, di un giro per minimo. il controllo, però Agassi. fondamentalmente Agassi c'è da un'altra parte e quindi per quello non. Blake non ti piaceva come giocava. Sai che ho trovato una tua telecronaca di. Te l'ho anche mandata l'altro giorno, una tua vecchia telecronaca di Blake, in cui tu, cioè, si sentiva chiaramente che. Cioè, dicevi la cosa giusta, e cioè, Blake spara perché è il suo DNA, non può giocare a tennis che non così, però io conoscendoti lo sapevo che sotto sotto vedi di sì, però santi Dio, cioè non è che se ogni palla che vedi la spacchi e basta, no? Cioè, puoi anche fare qualcos'altro ogni tanto, no? E Però soffrivi. leggendo la sua autobiografia è logico quello che dice lui, ovvero consciamente io gioco così a tennis, perché se giocassi in una maniera più logica darei meno fastidio, probabilmente sbaglierei di meno, però il fatto che io non dia mai ritmo al mio avversario è un vantaggio. A me piaceva da matti il dritto di Blake come Questo meccanica. Come. sedere tutto in fuori. Ma che c'entra? Sedere in fuori ce l'ha lui così, che è campo di scoliosi. Del libro di Blake, sai qual è la cosa che ricordo di più? Non so perché, è un dettaglio, ma quando lui rincorre quel drop shot in allenamento a Roma, scivola, rischia di spezzarsi un osso vertebrale, finisce in un ospedale, credo una clinica di Tor Vergata.
racconta lo spaesamento di un americano a Roma come se dicesse di un ospedale del Nicaragua. Cioè, io Ti non ti posso dico dire come si. una cosa, però, certo, Roma è Roma. A me è capitato in una grotta vicino a Frosinone di cascare e mi è uscita la spalla e mi hanno portato al pronto soccorso di Frosinone. Cosa stavi facendo a Entrato, Frosinone? ci siamo fermati a metà strada in un viaggio che ci portava da Como fino in Calabria, Ah, di era una cui eravamo tappa. poi. No, poi Esatto. hai ucciso uno, l'hai buttato in una grotta, buttandolo ti è uscita la spalla e hai chiamato il pronto soccorso. Sei andato al pronto soccorso. E la mamma di mia figlia ha avuto la brillante idea, dopo 6 ore di macchina, di dire: ma perché non andiamo in una grotta a visitarla? Era Frosinone. una roba insidiosissima. Io poi sono rimbambito, ho fatto un volo incredibile, tra l'altro ho finito in una pozza enorme d'acqua ghiacciata e meno Pensavo di male c'era sangue. una persona con noi, perché sennò io ero ancora là nella grotta. Oh, dal dritto di Blake alla grotta di Frosinone, Ma veramente non per c'è. dirti, mi sono sentito come Blake, cioè entrato alle 8 di sera, visitato alle 2 del mattino. Poi no, sono stati bravi, figurati. Ti informo che succede anche nel 2023, anche in Piemonte, di stare dalle 8 del mattino alle 8 di sera in pronto soccorso ad aspettare. No, vabbè, ovviamente io lo capisco, però quello che lui ricordava, così con un po' di sgomento, era che c'erano questi medici che parlavano una lingua sconosciuta, non si fidava, non capiva, voleva tornare a casa, temeva che lo operassero lì e che succedesse chissà cosa. Però io da italiano dicevo, però cavolo, cioè in Italia non eri appunto in un paese sperduto con un sistema sanitario allo sfascio. Oddio. Vabbè, parliamo di tennis, per me. Sì, dai, però posso capire Sì. il suo punto di vista, perché appena arrivato al college c'è chi mi chiedeva: ma ci sono le autostrade in Italia nel 91? Quindi. E vabbè, no, potevi dire che fino agli anni 60-70 siamo stati bravissimi a costruire Sì, ho autostrade. letto, c'era un tuo tweet l'altro. Avevamo, cavolo, noi avevamo una classe di ingegneri nel secondo dopoguerra che era straordinaria. Dighe, autostrade, eravamo un paese all'avanguardia e andavamo infatti a costruirle anche all'estero. Poi sono successe un po' di cose, vabbè, ne raccontiamo un'altra volta magari. Ok, Ok, andiamo al rovescio? va bene, io ho fatto rovescio due mani, rovescio una mano, rovescio in back. Ah, interessante. Vai. Allora, partiamo da una mano e ho pensato a Fede e non volevo saltasse il collegamento se avessi detto qualcun altro e quindi dico sti. Oh, grazie. Che amico che sei. A due mani, ecco Agassi. E per il back, Emilio Sanchez. Wow. Sai che mi aspettavo Juan Aguilera da te anche. E che quello di Sanchez era proprio una rasoiata velocissima. Sì, è vero. È anche vero che quando provava a tirarlo invece. Ti ricordi quell'anno che hanno giocato in Davis a Pesaro? No, non a Pesaro, a Bolzano contro l'Italia, il Camporese. E c'era stato Ero via, ho letto, c'era era l'anno di Camporese Emilio Camporese, Sanchez. no? C'era Camporese che tirava gli sventaglioni di dritto sul rovescio di Sanchez, che ogni tanto non aveva tempo, provava a giocare di mezzo volo piatto. Mamma mia. Però Sì. è vero, vinto Roma nel 91 Emilio Sanchez, giusto? In finale su Alberto Mancini, che si era ritirato, se non sbaglio. Io mi ricordo Mancini 89 che vince col match poll contro con Agassi. Con Agassi. Grande dispiacere. E niente, Agassi secondo me di rovescio faceva tutto quello che voleva, anticipato, lo stretto, il lungolinea, il diagonale, ti toglieva sempre il tempo, anche se tiravano forte, abbreviava il movimento e incontrava, quindi. Per questo, cioè tra i due colpi preferisco avere il rovescio rispetto al dritto di Agassi, sinceramente. Sono d'accordo. Io ci ho pensato tanto, alla fine
Ho scelto Safin perché mi sono ricordato di quel match che Safin e Agassi giocarono in Australia con Safin proprio lo dominò anche, soprattutto nel quinto set, proprio anche su quella diagonale lì. Tirava veramente dei treni quell'anno Safin di rovescio. Sul servizio forse concordiamo tutti e tre? Oh, Vediamo. sentiamo Jacopo. È Mancino il vostro? No. Mancino. Secondo me essere Mancini è un vantaggio pazzesco e lo è ancora di più al servizio. Ivanisevic. Esatto. Il nostro Però ovviamente era... non con la sua testa. Poi Ok. ci arriviamo. Vabbè, Perché la comunque testa è una voce, quindi... col servizio ci ha vinto Wimbledon nel 2001. Ma ne ha perso uno e mezzo, diciamo. Il primo soprattutto, la finale con Agassi del 92. Cioè l'ultimo game, il servizio se l'è dimenticato. Sì. Noi avevamo scelto Sampras. Io ce l'ho su un altro colpo, Sampras. Ok. Lo smash, come si diceva una volta in Italia, vero? Beh, mica Esatto. tanto una volta. No, anche adesso dice smash. Vabbè. Lo dicono, Ha non smatchato. so che si dice, però lo dicono. E quando ti tolgono il match su Tinder, lo smetta. Scusa, ma non so di cosa tu stia parlando. Purtroppo neanch'io. Niente, sì, il servizio di Vanisevic. Poi mi piaceva il movimento, non che quello di Sampras non sia bellissimo, figuriamoci. Però, A me secondo me, non piaceva l'inizio. Quando si teneva i piedi così lontani? Sì, e che poi come teneva A me invece faceva. che metteva la racchetta, la pallina sulla punta della racchetta. No. Ma la routine prima del servizio è una cosa che guardate, che vi piace? E come no? Io sì, io che guardo le cose inutili, certo. Anch'io. E qual è quella che Il Wolf è preferisci? insopportabile. Quella di? Wolf. Sì, abbastanza. Passa sempre due volte sotto le gambe, poi se la fa rimbalzare, mi sembra un altro paio di volte, poi serve. Qual è quella che preferite? Io ti posso dire quella che è la più strana di tutte, che era. Oddio, un attimo di quelli. Come si chiama quel messicano che Più di giocava al Nadal, non lo Wimbledon? so. Gottfried. Adesso perché ormai l'abbiamo... Ramirez. Bravissimo, Raul Ramirez. Raul Ramirez serviva negli anni 70 con due palline in mano perché le tasche erano Jacopo che se lo ricorda, che è abbastanza vecchio, le tasche dei pantaloncini di una volta erano strette, quindi alcuni la pallina non ce la facevano stare e le tenevano due in mano. Lui quindi serviva con due palle in mano, faceva rimbalzare la palla, ma non quella che stava per servire, l'altra, cioè quella dietro. Ah. Quella tenuta con l'anulare e il mignolo, impossibile fare quella roba lì. E faceva sempre rimbalzare quella e non l'altra. Vabbè, adesso perché ormai l'abbiamo assorbita, ma la routine più strana è quella di Nadal, ovviamente. Se secondo me. Poi adesso è diventata famosissima. Cioè, se Nadal fosse 100 del mondo, sarebbe molto strano. A me piaceva Mekero che si faceva passare le due palle e le faceva rimbalzare sul piatto corde. Sì, è vero. Quella Gulbis routine. che ne alzava una. Bellissimo Quello era insopportabile. Gulbis. Karlovic, l'ultimo rimbalzo, ci avete fatto caso? Faceva saltare la palla più in alto, si faceva superare dalla palla e la riprendeva in mano così. Sì. La più elegante, cioè a me sa, trovo molto elegante quella di Federer perché prende la pallina e la mette al centro della racchetta. Eva. Metteva. Abituiamoci a coniugare al passato. Mentre non sopporto il fatto che Djokovic la metta sul bordo, su uno dei bordi. Sì. Mi sa molto brutta. Comunque, andiamo avanti. Volé. Anche in questo caso ho fatto volé di dritto, volé di rovescio. Lo sapevo che l'avresti fatto. Allora, volé di dritto ho scelto Patcash. E volé di rovescio un altro australiano ed è Rafter. Vabbè.
Di Cash la cosa che più mi ha impressionato è sempre stato quanto stava basso a giocare la volée. Vabbè, oh, ti ricordi che gambe che aveva? Due stantuffi. Sì. Poi E Jacopo, no. Lorenzo che faceva esattamente quello che lui voleva. Perché sulla volée di dritto il polso è fondamentale, cioè di tenerlo saldo nella maniera giusta e di saperlo ammorbidire quando devi giocare la volée smorzata, no? È un mestiere complicato e lui aveva una padronanza di quel movimento incredibile. Una volta, se non sbaglio, Tennis Magazine, la rivista statunitense, sì, Tennis Magazine, gli aveva chiesto il segreto della volée di dritto. Lui aveva detto: è come se dovessi dare un piccolo colpo d'accetta alla palla. Boh, io ci ho provato, sono steccato e basta. Allora, No, no. belle scelte comunque. Ti dirò, Rafter probabilmente lo avrei fatto cedere a Edberg, perché la volée di rovescio di Edberg era una roba fuori dal mondo. Sì, noi avevamo Bene, risposto a mi Edberg. spiace anche non aver detto Mekero in un certo senso. Lo E noi come altre categorie avevamo test fisico, però se tu hai... Beh, avevo lo Smash Sì? e ho preso Sampras. E poi sì, ho fatto test e prestazione atletica comunque. Ok, e chi è? Senti, Smash hai una così curiosità mia, a parte Sampras c'era qualcun altro che hai tenuto in ballottaggio oppure non? No, era Sampras perché poi saltava un metro a piedi pari, però uno poteva dire Noah, poteva dire Becker, sembrano degli Smash molto sicuri. E due giocatori che era difficile da scavalcare. A me dello smash di Becker non piaceva la chiusura, che era simile a quella del servizio, mentre quella del servizio tutto sommato mi piaceva, quella dello smash subito sopra la testa con la racchetta che scendeva subito, boh, non mi piaceva tanto, ma parlo di estetica e non Certo. di efficacia. Non vorrei essere banale, ma vedo che manca Federer. Sì, però nel momento in cui il dritto non lo prendo, secondo me gli altri colpi sono inferiori a quelli che ho citato. E Smash neanche una menzione. Perché adesso Non era ne quello di Sampras. vede. Ok. E, tenuta mentale. Quindi testa. Mi sfugge qualcuno. Allora, secondo me è un po' scontato dire Vilander. E quindi per dire qualcosa che è più particolare, dico Gilles Simon. Cioè, secondo Wow. me è stato un giocatore veramente Gesù. intelligente, che dà un tennis così, che non ti dice molto, ha fatto delle cose straordinarie mettendo in difficoltà delle persone che probabilmente se lui gli andava a chiedere di allenarsi, mi paghi se vuoi allenarti con me, no? Eppure riusciva a mettere in difficoltà perché ha un cervello notevole. Io avevo preso Borg, Jacopo, sai, perché... Però gli è esploso poi il cervello. Esatto, io poi ho detto a 26 anni ha mollato. Però è stato uno di quei giocatori che ha segnato un po' come Becker, no? Per esempio, io fisico avevo preso Becker, non tanto perché in senso assoluto sia stato il miglior fisico del tennis, però c'è stato un prima e un dopo Becker per molti. Anche Becker lo diceva... Quando ho visto giocare Becker, ha detto: io spero che questo qua. Tra l'altro, ce l'ha giocato a Milano, se non sbaglio, nell'84, l'anno prima che vincesse poi Wimbledon. Becker aveva detto: se questo comincia a tenere la palla in campo, ciao. E dava proprio l'impressione di essere il primo giocatore contemporaneo rispetto agli altri, che avevano anche Lendl, per carità, si è costruito un fisico pazzesco, però.
in un certo senso mi dava sempre l'idea di essere un po' un giocatore ancora della vecchia scuola. Invece Becker era già il prototipo del giocatore moderno a partire dal fisico. Quindi io avevo preso Becker per quella ragione, non perché sia stato. E Borg perché era, cioè, riusciva a spezzare di testa Vilas. Cioè, Vilas, che era un altro, il prototipo del campione allenatissimo, concentratissimo, che non molla mai, che lotta su tutte le palle, che non ti regala niente, che giocava contro Borg, e Borg che non faceva mai una piega, non, dopo che era stato squalificato da ragazzino, che aveva spaccato la racchetta, si era detto: io non farò mai più niente del genere su un campo da tennis, e fino a quando non è scoppiato, come dici tu, ha tenuto fede. Questa cosa non ha mai protestato una volta, non si è mai visto. Cioè non dava proprio il minimo appiglio all'avversario, non capivi mai cosa gli passasse per la testa. Tu ti ricordi, no, domanda retorica, Jacopo, tu ti ricordi il tiebreak della finale di Wimbledon del 1980, Borg-Becker, no? Che è uno dei momenti più belli del tennis, hanno fatto anche un film che gira intorno sostanzialmente a quell'episodio. Quando Borg sbaglia la volée che vale il set a Becker, ossia al quinto. Poi lui ha raccontato: quello è stato il momento più brutto della mia vita tennistica, e ero sicuro che avrei perso, che quella partita lì non l'avrei più vinta, invece la vince 8-6 al quinto. Ma poi, con l'idea, con il ricordo di quelle parole nell'orecchio, sono andato a rivedermi cosa succede dopo. Lui sbaglia la volée, cioè chiunque altro, vabbè, Djokovic avrebbe frantumato la racchetta come minimo, anche, cioè, chiunque avrebbe avuto un moto di stizza, qualcosa, niente. Borg è andato a sedersi come uno che ha appena preso l'autobus e trova un posto libero. E quella è una cosa che fino a quel momento lì non si era mai vista. Non lo so se sei d'accordo, Jacopo, o No, anche te no. semplicemente che testa io l'ho pensata con capacità tattica di fare qualcosa per mettere in difficoltà il tuo avversario, però la lettura che hai fatto tu è un'altra parte di testa che ci sta alla grande, cioè la capacità di non farsi influenzare da quello che è successo un secondo prima e pensare subito al secondo successivo, perché intanto quello passato è passato. Che è una cosa bellissima da dire, ma io credo che siano delle più complicate da fare, anche quando te lo dicono in tanti aspetti della vita, non necessariamente il tennis, no? Che è ovvio, quello che è passato non lo puoi cambiare, pensa, sì, ho capito, però, che ne so, ho appena perso 100.000 euro in un investimento, pensare che non li posso recuperare non è consolante, no? E invece Borg aveva questa capacità non soltanto di non esteriorizzare niente, ma poi lui quella partita non ha preso 6-0 al quinto, l'ha vinta. Sì, Ed era una finale di Wimbledon. più che quello che fa nel momento è quello che fa dopo, che è importante secondo me, perché tu lì per lì puoi anche spaccare sette racchette, però se dopo ricominci a giocare, cioè probabilmente Però lui Djokovic non avrebbe rotto la racchetta. dava neanche cioè quell'appiglio all'avversario. Io immagino me che avrà pensato: ma questo adesso cosa gli passa per la testa? Che praticamente aveva vinto e probabilmente adesso perde. E niente. Una sfinge. Sì, senza dubbio, però è più importante secondo me la reazione, cioè magari a uno stesso evento probabilmente Djokovic rompe la racchetta, Bublik rompe la racchetta, Djokovic poi vince, Bublik fa un game. Carità. Certo. E quindi abbiamo finito col passato. No, le gambe, cioè anche tu hai parlato di fisico, io ho pensato più a gli spostamenti, la rapidità, la resistenza, e quindi avevo preso Chang. Chang, cavolo. Sai che mentre ne parlavamo, mi è venuto in mente che Federer poteva essere spendibile anche sul fisico, per come ha saputo gestirsi nel corso degli anni, secondo me poteva meritare una. Perché molto spesso è sottovalutato, no? L'aspetto fisico di uno che ha avuto un braccio d'oro. Però secondo me fisicamente uno che ha giocato tutti quegli anni a quei livelli là e poi era perfetto perché non lo fosse stato non avrebbe giocato in quel modo là. Beh, lui aveva la capacità di giocare in assoluta decontrazione, il che significa avere meno probabilità di farsi male, perché se giochi contratto, già la parola ti dice probabilmente
alla fine della partita avrai 200 contratture. Lui giocando decontratto, secondo me, non aveva manco bisogno di fare stretching finita la partita, perché era talmente rilassato che i muscoli erano già come se avesse fatto il massaggio defaticante. Sai un altro colpo che si potrebbe inserire? La smorzata. Ah, bello. In questo caso tiriamo dentro Federer. Allora, gli abbiamo creato una categoria per inserirlo. Dolgopolov. Beh, vuoi mettere l'eleganza della smorzata di Federer con quella un po' più artigianale di Dolgopolov? Però diciamo è una nomination alla Grosjean, no? Dolgopolov aveva sta maniera tutta svirgolata di giocare la smorzata di rovescio, ma la palla spesso tornava indietro. Io Sì, ricordo una stupendo. smorzata, era il primo Dolgopolov che tanti ancora non conoscevano, a Madrid contro Nadal, col pubblico che mormora, e lui e fa sta smorzata con la palla che praticamente dopo lo rimbalzo esce lateralmente, non rimane in campo. Bellissimo. Uno dei Comunque, colpi più Wolf mi dà in gusto. alcuni gesti lo ricorda Dolgopolov, almeno a me lo ricorda. Sì, Wolf? non così in maniera esagerata, accentuata, però c'ha qualcosa, anche nel servizio. Dolgo aveva sto dritto che era proprio brutto brutto. Perché rovescio in back, dai. E rovescio anche a due mani, cioè Però, non ha niente, però no, è suo, è sì. uno che sembra che si sia costruito nel suo garage. Però, esatto, come il tizio, come si chiama? Aubry, quello che si era fatto la bicicletta con i pezzi della lavatrice, ha battuto il record dell'ora. Sì. Fenomeno. È vero, però, mentre sul lato del rovescio ravvisavo dell'arte, sul lato del dritto ravvisavo de dell'artigiano un po' scrauso. Beh, lui era il figlio di Oleksandr Dolgopolov Senior, che è stato coach di Andrei Medvedev, finalista a Parigi nel 99, battuto da Agassi, e a 2 anni già giocava con quelli che giocavano ai tempi di Medvedev. Quindi è nato su un campo da tennis, poi si è anche fatto male spesso. Tamarro mai visto, Dolgopolov. Grande rapper. Sì, molto bravo. Ma sorpreso che non l'hai messo in nessuna categoria. No, ti spiego. Jacopo ha fatto una cosa giusta, ma che io non mi sento tanto di fare. E cioè Jacopo è una persona di sentimento, io sono più un classico piemontese algido. Se io dovessi fare questa classifica a gusto e simpatia, tiro via 3 quarti, ma non me la sono sentita. No, ci sta, Perché ci sta. non mi sembrava giusto, diciamo così, per i miei canoni di equità. Però mi piace, ecco, dai, mi riservo di farla invece completamente a mio gusto. Ma poi c'è anche il pallonetto, volendo. Eh sì, qua ti potrei buttare un Leighton Hewitt. Io avrei messo Penforce. Faceva dei Mamma lob mia, che pazzeschi. nome. Ecco, io no, no, l'ho visto giocare troppo poco per forse e quindi non riesco a ricordarmi bene. Sì. Sì, io me lo ricordo per questi pallonetti, soprattutto nella finale di Davis che la Svezia giocò in Australia fine 84, sull'erba giocava dei lob incredibili. E mi spiace non essere riuscito a inserire Mecir da qualche parte. Ok, arriviamo al Comunque, presente. diciamo, per chi non lo ricordasse, aveva un rovescio pazzesco. Milo, detto gattone. Mi ricordo la puntata del Grande Tennis, quella trasmissione che si faceva su Telepiù 2 prima anni 90, no? L'ultima rubrica era quella della posta, era condotta da Rino Tommasi. E tra l'altro la sede era dove c'è adesso Eurosport, di fronte a Mediaset. Infatti Rino ricordava sempre l'indirizzo alla fine, Viana Europa e Cologno Monzese. E arriva una lettera di un appassionato che chiede un parere a Rino sul mitico
Miloslav Messier. E io ricordo Rino che cioè Rino non era un calcolatore. Lui legge questo incipit e dice: allora mi scrive Adriano da Cagliari e dice: caro dottor Tommasi, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa del mitico gattone Messier. E io qua mi devo fermare, perché mitico in base a che cosa? È un giocatore che non si è mai aggiudicato un titolo dello Slam e non ha mai giocato una finale. Cioè, Vanetti gliel'aveva smontato ancora prima di rispondere. Perché quindi, cioè, se lui è mitico, allora gli altri cosa sono? Ma appunto entrano in ballo i sentimenti, cioè questo Adriano probabilmente quando vedeva giocare Mecir aveva i cuoricini al posto degli occhi e fa parte del gioco questo. E ti ricordi che poi lui ha fatto da coach a Karol Kučera, che aveva un rovescio simile al suo, che aveva un altro giocatore che aveva un rovescio pazzesco. È stato primi 10 anche. Faceva impazzire Agassi. Agassi, eh sì. Sbagliava il lancio di palla un centinaio di volte a partita e Agassi impazziva. Agassi a un certo punto in quella partita, che se non sbaglio si era giocata in un palazzetto europeo a fine anno, poteva essere Vienna o Basilea, siccome Kučera continuava a sbagliare il lancio, ma non lo faceva apposta secondo me, proprio gli si era incriccato, perché non era uno stronzo, era un bravo ragazzo. E Agassi a un certo punto prese a imitarlo, sbagliava il lancio poi apposta, quindi diceva: oh, sorry, sorry, sorry. No, non è stato Messier a battere Wilander a Wimbledon L'anno che ha fatto tre quarti di slam l'anno del tre quarti di slam nei quarti, poi ha nei perso in quarti. semi con Edberg. Poi un anno aveva battuto Lendl a Key Biscayne, Messier, l'anno che giocava col cappellino Finali di all'indietro. slam, però perso entrambe con Lendl e ha Vabbè. vinto l'oro olimpico. Sì, nell'88 Sì, il primo anno che valeva. Seul, ma dal lato del dritto invece E pure Marciume il servizio servizio c'era anche mal di schiena, c'era problemi. Ma scusami, e quindi voi chi avete scelto? allora noi avevamo scelto l'abbiamo fatto un po' più ridotto rispetto al tuo. Io avevo scelto Federer per il dritto, Bagdalis per il rovescio, Sampras per il servizio, Volée Hedberg, testa io ho scelto Leighton Hewitt e Fisico Borg, mentre Federico aveva scelto dritto Federer, rovescio Safin, servizio Sampras, Volée Infatti, Hedberg. vestì che mi ero preso il lusso già di citare due una mano. Ah, sì. Volée Hedberg, testa Borg, se non sbaglio, e fisico Boris Becker. Volei in tuffo Becker. Volete? Patata. La Veronica c'è anche. La Veronica, vabbè, diciamo, chi l'ha sdoganata è stato Panatta. Chi secondo me l'ha resa ancora più atletica era Pat Rafter, che di Veronica, ti ricordi, tirava gli smash. Ok, Ok. veniamo ai giorni miei. Dai. Allora, dritto, Faccio il lifting. Dritto è stato durissimo, perché non ce n'era uno che mi andava bene. anche qua. Alla fine ho preso Taylor Fritz. Per un motivo simile a quello di Grosjean, non ha un'apertura super ampia, tira fortissimo e non va quindi in difficoltà se viene aggredito da quel lato, non più di tanto, perlomeno non come altri. E lo sa anticipare perché, ok, il dritto di Tsitsipas è un colpo fantastico, ma deve avere tempo. Quando comanda lui e inizia a comandarti di dritto, cioè 9 volte su 10 sai che perderai il punto, non sai entro quanti colpi, ma quando inizia a comandare lui col dritto, sei quasi sempre finito. Mentre Fritz ha la capacità in un colpo di spaccarti. Noi invece siamo andati in Spagna per il dritto. Federico ha preso Alcaraz e io ho preso Nadal. Secondo me tutti e due aggrediti da quel lato fanno più fatica di Fritz.
Secondo me però più Nadal di Alcaraz. Alcaraz col Soprattutto. dritto cerca spesso di, in un certo senso, di bleffare. Cioè, non sta lì a dire adesso tengo, io tiro la pallata. Se sta dentro, sta dentro. Se va fuori, va fuori. Però è, secondo me è un bluff. Cioè, nello scambio che conta, io lo farei giocare di dritto. Non lo farei giocare di rovescio. Ultimamente ho rivisto la partita con Berrettini di Melbourne dell'anno scorso e cioè, da quel lato ha concesso tanto. Però secondo me è un colpo più universale rispetto al dritto di Nadal. Cioè Nadal paga sulle superfici più rapide col dritto perché ha un gesto più ampio Sì. e va in difficoltà. Invece Alcaraz ti lascia fermo con il dritto anche sul cemento. Indubbiamente, però ne sbaglia. Cioè, Sì. Ma questo secondo me anche è però perché tipo, non lui... sapevo, ecco, tu adesso dici Fritz, ma io veramente ci ho pensato proprio e ho detto, boh, io non metto nessuno sul dritto, lascio vuota la casella. Secondo me è perché Alcaraz, tornando a quello che dicevi prima, è perché è in una fase in cui gioca ancora un po' a caso. Cioè, non, mi sembra veramente che non abbia chiarissime le idee ed è già un... ha vinto già uno slam. Quindi Anche Federer era così all'età di immagino 20 anni, quando penso. farà un po' di ordine, questo qua perderà solo se perde lui, perché sennò è difficile veramente. Anche Federer all'età di Alcaraz, qualche qualcosa meno, era un giocatore molto, come si diceva una volta, ti ricordi Jacopo, sparacchione. Col dritto, cioè cercava di fare robe strane, cercava il punto quando non era il momento giusto, tanto che Agassi gli aveva dato del limitatore di Sampras. L'aveva poi raccontato, non so se questa cosa l'abbiamo già detta, quando Agassi ha affrontato Federer la prima volta a Basilea nel 98, Federer era un ragazzino, lo batte facilmente, poi in conferenza stampa i giornalisti svizzeri gli chiedono: ma cosa ne pensi di questo ragazzo molto promettente che abbiamo, questo Roger Federer? Lui dice: no, vabbè, non c'è male. E lui però racconta: io quella volta lì dissi non c'è male perché non mi sembrava carino, l'avevo appena steso, erano i giornalisti, erano tutti svizzeri, cosa devo dire, che era la pippa? In realtà a me non aveva impressionato per niente, mi sembrava uno che tirava pallate a caso e che imitava senza riuscirci Sampras. Ed è un po' vero, eh? Se tu vai a vedere quei filmati, gli highlights di quella partita, Federer era veramente un giocatore disordinato e che aveva già questo dritto con cui ti poteva lasciare fermo, ma che non sapeva usare, lo usava male. Quindi magari quello che dice Fede ha molto senso, secondo me. Forse perché avendo molte armi inizialmente fanno fatica, anche se quelle che ha, cioè anche se con questo disordine è bastato comunque ad Alcaraz per vincere già uno slam, per essere il numero uno del mondo, quindi è abbastanza spaventoso. Però ecco, io l'ho visto anche questi tornei qua, l'ho visto a Rio contro Jarry, partita bellissima, in cui fa molta confusione tra... Quando inizia a ostinarsi con la smorzata, Sì. ne fa 10 su 12 punti. Ti Vero. ricordi quella volta di Djokovic con Simon? Che Djokovic ha fatto 250 smorzate e poi e dal pubblico a un certo punto gli ha detto basta smorzate. Dov'era questa? No, non la ricordo. Era o in Australia o agli US Open. Ma Dopo in tu... conferenza stampa, no, nell'intervista a bordo campo, Djokovic torna sull'episodio e dice: comunque volevo ringraziare lo spettatore e gli assicuro mai più smorzate. Perché a un certo punto ce l'ha avuta Djokovic la smorzite, pure lui, che già era un po' avanti con gli anni, non era un ragazzino. Adesso mi sembra che sia dato un po' una regolata. Soprattutto se la subisce. Se la subisce poi deve farla Deve farla lui più a sua bella. volta, esatto. E forse la partita che dicevi tu era quella là in Australia dei 100 e rotti gratuiti. Sì, al 6-3 quinto, sì, al credo. quinto, credo. Sì. Forse Ok, andiamo. anzi, l'avevo pure commentata, pensa. Io spesso mi ricordo di più le partite che non ho commentato. Non so se succede anche a te, Jacopo. Cioè, a volte mi rimane più in testa una partita che ho guardato senza averla commentata. È possibile. La guardo con più attenzione se non la devo commentare.
Perché comunque mentre commenti qualcosa devi appuntarti, ogni tanto guardi le statistiche, eccetera. Già a casa io ho il computer davanti, ma è in linea con la TV, quindi riesco a tenere un po' lo sguardo su tutte e due le cose. In cabina hai il computer un pochino a sinistra e la TV sulla destra, quindi non puoi fare le due cose in contemporanea. Invece quando eravamo a Parigi avevamo il borsone bianco di Barbara che ci ostruiva la vista. Ciao Barbara. Dai, andiamo avanti. Rovescio. Allora, a una mano Wawrinka, a due mani Djokovic, in back Dimitrov. Grande Anch'io ho back messo Dimitrov. Wawrinka, avevo messo Zverev soltanto perché Djokovic me lo sono dovuto giocare da un'altra parte Ok, e Slice lo non... Zverev No, neanche sotto tortura lo posso, cioè non mi verrebbe mai in mente. ma anche lì io mi sono dovuto sforzare, però alla fine togliendo Djokovic ho detto chi rimane? E sarebbe un... Beh, Zverev è uno che Ma quando sta bene tira smash di rovescio. entra sulla palla con una sicurezza, non la fa quasi rimbalzare. Servizio. Servizio Kyrgios. È un movimento veramente semplice. Anch'io ho scelto Kyrgios e Federico Isner. Sì, io ho andato su, attenzione però, adesso asterisco. Avevo detto Isner no perché tira forte, perché ce ne sono tanti che tirano forte, alcuni che tiravano, che tirano anche più forte, ma perché a me di Isner piace il fatto che non piace, cioè impressiona la quantità di punti che riesce a fare con il servizio nei momenti importanti, perché poi è lì che quando stringi, che cioè lui sulle palle break. Mi ricordo una partita contro Tommy Haas, ma una delle tante che ha giocato al quinto Isner. Cioè ogni volta che andava a palla break Haas nel quinto, anche con Nalbandian una volta successa una roba del genere. O esso servizio vincente, o esso servizio vincente, o servizio vincente sulla seconda, sulla palla break. Anche se sapevano che molto probabilmente avrebbe servito in fuori, e lui giocava questo kick di seconda a 185 all'ora, che per lui sono pochi, la palla rimbalzava alta 2 metri e mezzo. Cavolo, un servizio del genere è come, cioè, come partire sempre avanti 30-0, almeno. C'è da dire che se a Isner togli 15 centimetri ha lo stesso un gran servizio. Cioè ci sono dei giocatori alti che servono bene perché sono alti e quindi vedono il campo in maniera diversa. Lui ha un bel movimento di Beh. servizio, co così come ha un bellissimo dritto. Anzi, in quel caso è uno svantaggio essere così alti perché non può cercare la palla come potrebbe fare uno che è 15 centimetri meno di lui. Infatti lo vedi spesso che disperatamente corre verso sinistra, ma non ce la fa. Però tecnicamente il dritto è fantastico, secondo Sì, sono d'accordo. Volé. me. Allora, sulla volée di dritto ho impiegato 20 minuti. Da Como a Non sono Lainate. molto soddisfatto. Mi piacerebbe rivedere un po' di doppisti, perché secondo me Ah, qualcuno che ok. gioca una bella volée di dritto di doppista c'è. Alla fine dico Carreño, che secondo me la volée di dritto la gioca proprio bene. Carreño per me ha delle mani incredibili. La palla la sente di brutto e a rete gioca bene. E per me ha una bella volée di dritto. Fa delle volée da lontano stoppate pazzesche. Quindi dico lui, però è probabile che ci sia qualcosa meglio di lui come volée di dritto. Interessante, molto... e tra l'altro direi a questo punto Fede, scriviamocelo, faremo anche il doppista perfetto. Ok, io ho una conoscenza molto, Poi il molto mancino limitata perfetto, non lo so. del doppio e dei doppisti. E volé di rovescio? Male, male. Volei di rovescio Murray. Questo è stato il mio cruccio dopo la scorsa puntata, non aver inserito Murray sulla volée. Io ho scelto Tsitsipas. Mentre Io avevo scelto Federico, Nadal no, sulla volée di no,
diritto a Kyrgios. rivedermi la volée di dritto di Tsitsipas, c'erano dei filmati su YouTube e non mi convince. Intanto non mi piace come tiene la testa la racchetta, io vorrei che la punta fosse un po' più alta. E poi secondo me apre un po' troppo e la prende leggermente dietro. Poi avevo nella testa le due volée di dritto che gioca molto male, inizio partita con Sinner adesso a Rotterdam. E quelle mi hanno un po' condizionato. A me Tsitsipas al volo e secondo me è più quello che sembra di quello che è comunque un giocatore fluido, elegante, però effettivamente non è. Ha una buona copertura della rete, Sì. cioè Io ci sa stare a rete e sa come posizionarsi. avevo messo Nadal come categoria onnicomprensiva perché a mio giudizio Nadal, soprattutto nei primi anni, a parte che ci andava molto meno a rete, ma poi vabbè. La volée di rovescio Mancina la giocava bene come spesso la giocano i mancini. Cioè, se viene un po' da sé quando giochi con la sinistra. La volée di dritto invece, così così. Adesso la volée di dritto è molto, molto sicura. Ti dirò, anzi, vi dirò che pensando a questa subcategoria, volée di dritto, volée di rovescio, tu hai citato Murray prima. Io sai che Fognini ce lo metterei tra i giocatori di oggi, tra quelli che giocano meglio almeno una delle due volée. Sì. A parte che ne ho viste giocare anche di dritto, bellissime, soprattutto mi viene in mente il match giocato qualche anno fa a Roma contro Dimitrov. Mamma mia. Una mano, e poi comunque anche stilisticamente, belle volée. Ah, riesce a giocare con un colpo che, tra l'altro, lui che è piccolino con gli standard di oggi, la volée alta di rovescio incrociata stretta, che serve anche tanto in doppio. La forza che riesce a imprimere sulla volée di rovescio con un movimento minimo, che tra l'altro di solito quella alta di rovescio per chi ha rovescio due mani è un po' un problema perché Certo. non sei abituato a metterci forza perché ti aiuti con la mano sinistra. Lui con un gesto che quasi non si vede tira dei missili, cioè è impressionante. Comunque, Fede, io avevo segnato Kyrgios per la tua volée. Attenzione, avevo segnato Sì. Nadal per la testa. Ah, hai ragione, alla fine è vero, 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 vero. Niente, ritiro. Avevo detto Kyrgios per disperazione, probabilmente. Perché no, non perché le ragioni. No, adesso ricordo, scusa, sono uno smemorato di collegno, ma in realtà adesso mi ricordo. Il ragionamento su Nadal te l'avevo fatto così, dopodiché però ho detto sì, però io non posso non mettere Nadal in una delle altre due categorie Esatto. fisicamente. E allora non me lo posso giocare. Allora tolgo Nadal e a quel punto lì, perso per perso, ho detto ci mettiamo Kyrgios che comunque con il tocco che ha può starci lì. Sì, ha Però voglia. se potessi scegliere, ecco, non metterei Kyrgios, l'ho messo proprio perché mi serviva un sostituto. Noi ci siamo giocati i jolly, quindi sulla testa, perché Federico ha messo Nadal. E io Djokovic. Ok, E tu? e tu? Anch'io ho messo Nadal perché ho messo Djokovic sul rovescio, ma se devo prendere la testa di uno dei due prendo quella di Djokovic. Attenzione. Solo che appunto Djokovic era già andato e allora prendo Nadal. Ma secondo me Nadal sui punti importanti non è Djokovic. Allora, io come sapete sono un sostenitore, insomma, sono un amante di Djokovic, però ricordo che la scorsa puntata, quando ho visto Federico scegliere testa Nadal e fisico Djokovic, ho concordato con lui. Perché guardando tutta la carriera, forse come testa preferirei Nadal. Io posso dire questo, che non ricordo di aver mai visto resuscitare tante volte un giocatore quanto mi è successo con Nadal. Ma non parla Quante all'interno di una partite partita. ormai finite, ma fin da spegnere le luci del campo e poi Nadal le ha vinte. A me viene da dire la stessa cosa, ma per Djokovic. E soprattutto sono partite importantissime quelle in cui ha fatto questa cosa Djokovic. Cioè, tre con Federer,
la partita in Australia con Nadal, la partita vinta con Nadal quando c'è la sua prima, no, no la prima, l'ultima forse resurrezione, quando vince 9-7 al quinto la A semi di Wimbledon Wimbledon. 2018. Nadal non ce le ha queste vittorie. Con Federer magari ne ha qualcuna. Ma quale? Perché anche il 9-7 al quinto di Wimbledon, in realtà lui perde terzo e quarto al tiebreak. Vabbè, la finale di Roma con Federer. Sì, però io la vedo più come una partita persa da Federer quella. Stecca quel dritto su uno dei match point da metà campo, cioè gli dà la palla sulla quale, oh, da lì magari non fare il punto, però costruirtelo in maniera Io definitiva. non ne volevo parlare, ma se proprio dobbiamo, sull'8-7-40-30, 40-15 vabbè, ma sull'8-7-40-30 Federer non è che si è trovato indietro un proiettile quando ha servito la prima, era una risposta bloccata di dritto a metà campo, ok, era erba, la palla non è saltata tantissimo, ma poteva fare qualcosa di più Federer su quella palla, non il punto, però. Cioè, non è che Djokovic abbia cancellato tutti i match point contro come quella partita là che avevi commentato tu agli US Open 5-3-40-15, risposta di dritto, boom, fiamma sulla riga. No, no, non, le ha non si è sempre salvato così. No, però quello che dici tu è interessante. Però ti ripeto, a me nella testa, cioè, nonostante io abbia sempre detto che ormai Djokovic ha dimostrato di essere superiore anche a Nadal, negli aspetti in cui Nadal pareva non soltanto imbattibile, ma neanche avvicinabile. In tutti questi anni cioè, ho visto un sacco di giocatori perdere partite contro Nadal che magari tecnicamente nella prima ora, ora e mezza, con il ritmo, stavano vincendo proprio perché sapevano che non ci sarebbe stato. Giocatore appunto, Zverev, Dimitrov, tu mi dirai sì, non Djokovic, però cioè, Nadal ti dava proprio l'impressione di non sapere quante volte avresti potuto batterlo prima di batterlo veramente. Secondo me più che all'interno della stessa partita, io ne faccio un discorso più globale. Cioè io, almeno negli ultimi anni, ho detto tantissime volte, vabbè, adesso è finito, non tornerà mai più anche solo competitivo ai livelli massimi. Adesso è finito, questo torneo non lo vincerà mai. E invece questo qua puntualmente torna. E l'anno scorso ha vinto due Slam. Io ricordo che questo ragionamento, magari sbagliando io, però saranno almeno 3 anni che lo faccio. Cioè, almeno 3 anni che lo vedo e dico, vabbè, qui è finita. Beh, della fine di Nadal si è cominciato a parlare nel 2014. Comunque, andiamo avanti. È rimasto il fisico. Fisico, come avevo fatto per Chang, ho pensato a qualcosa di simile e quindi prendo la rapidità di piedi e la resistenza di De Minor. Ah, bella. Poi ho lo smash e prendo Isner e inserisco per i tennisti di oggi lo schiaffo al volo e secondo me è imbattibile in questo e prendo una donna che è Belinda Bencic. Cioè, lei qualsiasi palla al volo gioca lo schiaffo e penso ne sbagli uno all'anno. Cioè, Che è è una macchina con lo difficilissimo. schiaffo al volo. Io non capisco come facciano a giocare lo schiaffo al volo anziché lo smash. È difficilissimo lo schiaffo al volo, è molto più difficile di uno smash. Se non hai mai giocato lo smash, non sono Sharapova, per tanto. esempio, qualsiasi palla Sì, che sì. era alta, mezzo metro sopra la testa faceva lo schiaffo al volo di dritto. Eppure in allenamento lo provava lo smash, provava anche tantissimi schiaffi al volo, però non lo giocava mai lo smash in partita, mai, mai, mai.
Allora, sono tantissime le giocatrici che sono state così forti e sicure nei colpi sopra la spalla, servizio smash. Cioè, tante donne si portano dietro questo problema. sì. Ce n'è stata una che è stata numero uno del mondo e probabilmente la più forte giocatrice di tutti i tempi sarebbe diventata se non qualcuno non avesse accoltellato a 30 anni fa Monica Seles, non sapeva proprio fare lo smash. E gli scaffi al volo e giocava bene. Schiaffo giocava bene. Ricordo Panatta nelle telecronache Rai di quegli anni quando giocava, perché poi la Seles andava a Roma e quasi sempre perdeva contro la Sabatini o sulla terra qualcosina la concedeva e c'era Panatta che impazziva. Numero uno al mondo non sa fare lo smash. Ma come si fa? Volevo chiedervi, c'è qualche giocatore che non sopportate Aveva in voglia. campo, ovviamente. Sta prendendo quota Cameron Norrie con una rapidità insospettata. Perché? Perché è insopportabile. Poi la truffa che ha cercato di fare ad Alcaraz la scorsa settimana su 5 pari 40 pari l'ho trovata Sì, vergognosa. Cioè, una ridicola. palla che non era manco riga esterna, era proprio. Forse ha preso un pezzettino di riga, ma dalla parte interna. Ed è andata avanti. Hanno dovuto chiamare il giudice di sedia. Non contento, è venuto anche il giudice di linea. Ha cerchiato un segno che secondo me non c'entrava niente. E non poteva non aver visto che c'era un segno che sbiancava. Ma tu quindi ne fai un discorso di atteggiamento? Sì, poi anche quello che ha detto nel dopopartita, non mi ero accorto che era Zoppo, ma come non te ne eri accorto? Mentre proprio come tennista, che dici, non sopporto come gioca, non sopporto i suoi difetti. Zverev non mi piace proprio. Ok. Il dritto mi fa proprio schifo. È brutto, 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 Butta come sempre direbbe indietro. Questa Enrico tendenza Palla. anche che ha dopo la prima, che per forza di cose serve, si ritrova a mezzo metro dentro al campo, ecco il primo colpo, prova a giocarlo in entrata. Se non fa male, fa un passo indietro, ne Retro. fa due indietro e poi finisce in braccio al giudice di linea. Allora, come servizio, secondo me, quando è in ritmo con la prima, forse oggi è quello che serve meglio. Quando lo vedi che è in fiducia con la prima, che ne mette tante, è Però veramente con quella seconda lì, quasi secondo ingiocabile. La me, è seconda non incandidabile alla ha una categoria. differenza macroscopica tra prima e seconda. E poi quando ti prende quella paura lì, ti condiziona anche sulla prima, perché dici, se non metto la prima, poi c'è il dramma. E come fai a servire tranquillo la prima? Poi Sì, lo scorso anno ha quelle fatto delle cose cose lì non tirano imbarazzanti. prime. Lo scorso anno ha fatto delle cose imbarazzanti con la seconda. Ricordo una partita a Monaco di Baviera contro Ivanska, in cui, non so se ve la No. ricordate, ha E preso. guarda, avevo cancellato tutti gli impegni in agenda. Allora, nel terzo set ha subito tre break di fila contro Ivanska, e facendo solo doppi falli, è incredibile. Ivaska, sono sorpreso dai risultati in negativo, perché a New York come giocava? Sì, è vero, Ah, come benissimo, benissimo. Di rovescio anche lui faceva quello che gli pareva. è vero. Quindi, che non sopporto. Tu, Fede, non ti sei espresso? Io ne ho una valanga, ovviamente, di giocatori che non sopporto. Dai, citali perché almeno poi mi tornano in mente. Dai. Allora, quello che non sopporto più di tutti è Ogier Assim. No, non lo recco proprio. Che è un. Perché? A me non piace Perché come mi sa giocatore, veramente. però non mi sta antipatico. Mi No, sta no, no, a me antipatico non perché sta antipatico lui guardandolo come. riesco a. Sicuramente è un bravissimo ragazzo e anzi, si vede che è un bravissimo ragazzo, però lo trovo proprio. Però tennisticamente antipatico, cioè Sì, vediamo sì, che c'è la sì. distinzione: tennisticamente antipatico Tennisticamente, sì. e poi anche magari invece atteggiamento e modo di fare. Sì, tennisticamente antipatico ci sta. No, non come atteggiamento. Come atteggiamento non Mi sembra molto serio come atteggiamento, no, tennisticamente non.
Per esempio, a Non me so. non piace come atteggiamento in campo Shapovalov. Esatto, lui è un altro che non sopporto. E mi spiace perché, vabbè, lo so che Jacopo non è d'accordo, però c'è qualcosa in Shapovalov che... No, ma per fare la gara dei tuffi, numero uno. No, no, la cosa che non sopporto anche io di Shapovalov, al di là del... come imposta la partita, e ogni volta che vince un punto sembra che abbia vinto la finale di uno slam, cioè, ma basta, non vuol dire niente quella roba lì, non stai dimostrando di avere carattere, di essere positivo, nulla. Cioè, ci sono dei momenti della partita in cui devi dimostrare o devi far vedere che hai energia e che sei al massimo, ma non puoi stare al massimo per 2 ore e mezza, non ce la fai fisicamente. Quindi è inutile che continui a fare sta cosa perché poi, come gli succede quasi sempre, esplode. A me non piace l'atteggiamento in campo di Tsitsipas, per esempio. Questa maniera altezzosa che ha di, no, di darti le spalle quando fai un bel punto e andarsene via quasi schifato, come dire sì, vabbè, che ti credi di essere? Non mi piace. Però ho sbagliato domanda, non volevo sapere questo, volevo sapere tecnisticamente Tecnisticamente, chi vi chi stava. è brutto? Chi No, troviamo... no, no, non brutto, Co cose che, non, cose che a me non piacciono, cioè tipo a me di base no, non piace quando vedo un tennista che non ragiona. Ed esempio, secondo me uno che non ragionava, perché è quasi un ex, era Tim. Io non sopportavo questo qua che tirava fortissimo, cioè che tirava fortissimo in qualsiasi situazione. Situazione delicata, tirava comunque fortissimo e a me quando non ragionano Che vado. prova fa? Fa serve in volley? No, tiri più piano però. Provi a non tirare, a non spaccare la palla, cioè non serve a niente. Ricordo. Però è anche un modo per togliersi dallo stress. Cioè io mi tolgo dalla pressione cercando una soluzione vincente. Per Piuttosto che scappare. tirare piano a metà campo. Vabbè, però caspita, col fisico che ha e coi mezzi che ha, non è uno che Però doveva. non la sente proprio tantissimo la palla. Questo dico, cioè quando tu non la senti bene un giorno, non andare a 6.000 come fa Aliassim. È solo che guarda che se tu non la senti tanto e scali la marcia, ciao. Allora, io ricordo È un po' un. come la Giorgi. La Giorgi da metà campo che a volte dici basta appoggiarla. Ma lei, secondo me, non è in grado di giocare, soprattutto con il dritto, un colpo che dice adesso lo piazzo lì, con calma. Sì, penso anch'io di Cioè, se ragionare. prova a piazzarla, può succedere qualsiasi cosa. Se invece va veloce col braccio, in linea di massima ha un controllo maggiore. Poi ogni tanto fa meta, tira direttamente sui teloni. È un limite anche questo. Allora, io ricordo una partita, un pezzo di partita di Tim. Adesso ci stavo pensando, non ricordo l'avversario, ma credo fosse Kachanov a Monte Carlo. Io ero là, l'ho vista sul posto. Era una partita che si era complicato Tim. Kachanov aveva servito per il match al terzo set, si era fatto breccare perché si era un po' cagato addosso, sbagliando molte volte a rete. E Tim in un punto delicato, non so se 6-5, 40 pari. Kachanov a rete e Tim prova a tirare un passante senza senso e lo tira, prendi i teloni. Fallo giocare, cioè, perché tirare così forte? Era una situazione disperata, no? Puoi fare qualsiasi cosa, puoi alzare un lob, puoi fargli giocare una volée. Lui prova ad fare un vincente dalla spiaggia di Monte Carlo e ha tirato sui teloni. È questo che non sopporti dei giocatori quando non pensano. Non so fino a che punto sia non pensare, è più non... io non sento la palla se non vado veloce col braccio. Perché anche il back di Tim era un back molto violento, non era un back che la sento, no, entrava di forza e potrebbe essere un'ulteriore dimostrazione che lui se non va appunto
veloce col braccio, non ha delle grandi sensazioni sulla palla. Tanto è vero che col dritto a lui piace giocarlo da lontano, perché tira talmente forte che può giocarlo anche da 3 metri dietro la riga di fondo, che ha la forza per giocarlo negli ultimi 30 centimetri. Sì, E sì. a volte colpisce quasi buttandosi indietro. In un'intervista Buttandosi lui ha detto che il colpo che preferisce giocare è il dritto con la palla alta mentre lui va all'indietro, cioè che è un colpo che non vorrebbe giocare mai nessuno. prima dell'infortunio, Tim era talmente forte fisicamente che anche da 3 metri dietro la linea di fondo, col peso all'indietro, riusciva a tirare delle pallate anche quando finivano fuori di 4 metri. Dicevi, ma come fa a tirare così forte? E con la palla che atterra così lontana, cioè poteva, insomma, battere il record del mondo, credo, di distanza col dritto. Poi avevo due domande per Jacopo, che è una Vai, cosa di cui chiudiamo abbiamo. con queste. Sì. Una l'avevo spoilerata a Federico, ma mi ha risposto per te. Cioè, di tutti quelli che abbiamo detto adesso, qual è il colpo che tu vorresti? Cioè, se tu potessi sceglierne uno, quale prenderesti? Non come giocatore tanto, qua, nel senso, cioè, se vorresti il dritto o un rovescio, un servizio, una volée. E Federico cosa aveva risposto? No, Federico per te aveva detto che visto che non hai un grande servizio, ha detto probabilmente sceglierebbe un servizio. Esatto, è così. Cioè, se io potessi giocare anche solo una partita è troppo poco, un torneo. Senza avere l'angoscia della seconda palla sarebbe bellissimo. Una volta sola. Ok. Quindi avere un servizio sicuro, prima e seconda. Vabbè, uno di quelli che hai Non è il scelto. servizio di Federer. T'accontenteresti del servizio di Federer? Ok. Cercare molto meno, ti garantisco. Questo invece ci porta all'altra domanda. La mia curiosità è legata a un giocatore buono, a livello basso, diciamo, no, non professionista, quindi fai una seconda categoria. Che è un giocatore molto buono per E però di noi. seconda categoria c'è 2-1, 2-8, cioè, sono. Ok, facciamo un 2-3, un 2-4. Ok. Un 2-3, un 2-4. Quale colpo gli monteresti tra quelli che abbiamo detto? E soprattutto dove arriverebbe col colpo che gli monti? Cioè, prendi un 2-4 e gli monti il servizio di Vanisevic. Dove l'hai pensata sta domanda? Che sono curioso. Al bagno. No, questa qua è una curiosità che io ho da tantissimo Però tempo. non è semplice, perché dipende che tipo di giocatore è e cosa fa già lui bene. Perché se già uno che serve bene e magari ha un gran dritto e un rovescio No, io scarso. ti sto chiedendo co quale colpo metteresti tu, cioè quale colpo secondo te fa più la differenza, però chiaramente non conosciamo Ma dipende l'identità. più che cosa fa bene, perché magari è un 2-4 che ha un gran servizio e da fondo è scarso. Devi farmelo in Gli generale, cioè qual è, a monti bocce ferme qual è il colpo che secondo il te ha servizio per il forza. servizio. Sì. Quindi ha un seconda categoria medio con un servizio. Medio No, gli se do ci. un gran servizio. Cioè. Ok, e dove arriverebbe? A 2-1 probabilmente. E basta? Sì. Se è medio, sì, perché poi se ti rispondono, sai. E poi che fai? Come lo fai il punto? Cioè, una volta che hai annullato il primo colpo o i primi due colpi, e poi che ti inventi? Per questo, secondo me, cioè non so se avrei detto servizio. Se invece ha una seconda categoria, monti il dritto d'Alcaraz. Devi Perché guardarti col. meglio il dritto di Alcaraz. Come? Sei affascinato dal bello di Alcaraz, ma guarda anche il meno bello No, come no, ne ho dritto. detto uno. Ne ho detto uno. Ma devi anche dargli la velocità dei piedi di Alcaraz.
la questione è come arrivo io sulla palla? Se io sulla palla non arrivo bene, posso avere anche il dritto più bello del mondo, ma se ce l'ho addosso o non sono la distanza giusta, non posso giocare il dritto libero come vorrei. Sì, io avrei scelto un colpo come il dritto, perché in questo modo ce l'hai sia in risposta sia al servizio, ce l'hai sempre, insomma, ce l'hai sempre disponibile. È una cosa che Però provo a devi comandare. raccontare. Vai, vai, Jacopo. Devi comandare tu il gioco per poi fare quel colpo lì. Perché se parti e sei in difficoltà, poi è un problema. Dicevo che Foster Wallace aveva provato tanti anni fa a raccontare, quando aveva seguito in quell'estate Michael Joyce, a spiegare questa cosa che stavate dicendo adesso a un pubblico magari non tennistico. Cioè lui era il primo, nonostante fosse stato un discreto giocatore, a stupirsi del fatto che Michael Joyce, che in allenamento sembrava un drago, poi giocava al primo turno di qualificazione a Montreal e perdeva male. E, cioè, come mai? Non si è scarsito, semplicemente ha trovato uno che gli impedisce di fare le sue cose, non gli dà il tempo di farle. Quindi effettivamente il servizio ok, perché l'unico colpo che puoi giocare da fermo decidi tu, ma sì, nello scambio conta alla fine se sulla palla ci arrivi, perché se non ci arrivi. Che Se... c'è, Fede? Ti vedo perplesso. Non mi aspettavo una risposta diversa. Cioè, mi aspettavo Anch'io mi un... aspettavo di nascere biondo e diventare 2 metri. No, ma mica sono rimasto deluso. Mi aspettavo un upgrade superiore. Ma perché sinceramente un 2-1, un 2-2, ma anche un 2-3, un 2-4 a tennis sanno giocare Certo. bene. Se gli dai tempo ti fanno male anche loro. Il problema è che non te lo danno il tempo. Sì, ma se io servo come Sampras, secondo te, quante volte rispondono? Appunto per quello io voglio il servizio. Quante volte rispondono corto? A quel punto io ho la mia palla a chiudere, che è anche un 2-4 con la palla a metà campo alta, ti fa male. E tirami il passante 50 volte se io ti aggredisco sul primo colpo. E se invece metti il servizio di Sampras su Carballes Baena, che abbiamo citato l'altra volta, lo citiamo sempre come esempio in negativo, poverino. No, avevamo detto Sì, Taro però Daniel. poi perché ci sono anche quei giocatori che a volte servono bene, si ritrovano la palla a metà campo, non sono abituati a giocare quel colpo e anche mentalmente preferiscono arrivare a giocare quel colpo magari al terzo, quarto scambio rispetto al primo. Difatti, quelli che hanno un gran servizio allenano tantissimo servizio e colpo è uscito dal servizio. Certo. Carbai sicuramente non allena questa cosa o l'allena molto meno, quindi impiegherebbe un po' di tempo per abituarsi a questa nuova arma che un mattino si è svegliato e si è reso conto di avere. E si è trovato l'invasore. Invece sul colpo secco hai già detto di volere un servizio di questi qua. Cioè, tu per un mese hai un servizio di questi. Per me servire era veramente drammatico. Cioè, Erano. non è che lo dico per dirlo. Cioè, mi condizionava al punto tale che a volte arrivavo magari a palla break, dicevo sì, adesso brecco, però poi mi tocca a me servire. Ed è un casino. Cioè, nei momenti peggiori. Io ho fatto 7 doppi falli in un game, che se ci pensi non è facile farne 7. E vuol dire che anche l'altro era un po' un imbecille, perché per arrivare a farne 7 vuol dire che tutti i punti li vincevo io quando riuscivo a non far doppio fallo. Però la cosa peggiore era che io magari prima di andare a fare la partita di torneo mi scaldavo e servivo discretamente. Servizio di riscaldamento nel match, quindi a 20 secondi prima dal primo punto. Servizio discreto, primo punto
paralizzato, cioè tutto il corpo diventava un blocco e il braccio che si muoveva così. Lancio di palla super avanti, perché volevo proprio spingerla dentro sto rettangolo e dire: dai, iniziamo lo scambio. Per me l'importante era iniziare lo scambio e spesso non ci riuscivo perché o commettevo doppio fallo o perché l'altro mi entrava ed era un inseguimento in realtà il mio punto. Ma hai mai pensato di provare a fare quello che è successo ad alcuni giocatori, vuoi per infortuni, vuoi per proprio problemi di svincolo della spalla o anche per questioni di mancanza di fiducia? Cioè, a me vengono in mente alcuni nomi, no? Per esempio, Jay Berger che serviva già con la racchetta qua, Agassi quando si era infortunato che partiva già così, Zabaleta che andava subito su. Quindi La togliere Errani. tutta la prima parte del movimento e andare subito. Ho provato sia a servire già partendo dall'alto, e un'altra cosa che avevo provato era servire lanciandomi la palla bassa, fare un servizio alla Narciso. C'era niente da fare. Anticipato, niente da fare. L'unica cosa che un pochino mi ha aiutato è stato quando avevo letto da qualche parte di provare a proprio togliere l'attenzione da quello che stavi facendo. E lo spiegava che lo usavano molto i giocatori di golf quando dovevano pattare sul green. Quindi nel momento in cui iniziavi il movimento del servizio, dovevi contare all'indietro per multipli di 3, che non è una cosa che ti viene in automatico, ci devi proprio pensare Io le prime penso che non sono volte. capace neanche adesso. Quindi io lanciavo la palla e iniziavo, ogni volta partivo da un numero diverso perché sennò poi diventava troppo facile, facevo 67, 64, 61, 58, intanto servivo e un pochino mi ha aiutato. Quindi il tuo problema era solo di tensione. Era molto di tensione, però era anche un problema tecnico. Per esempio, io tenevo il gomito un po' basso. Avevo un problema col lancio di palla perché irrigidendomi la mano, anche sinistra, si irrigidiva e diventava un vero lancio di palla, che è un termine sbagliato, perché in realtà non dovresti lanciarti la palla. La palla dovrebbe fuoriuscire dalle tre dita per inerzia. Tu alzi il braccio e la palla dolcemente si stacca dalle Sì, dita. certo, non è che Non la devi tiri. far così, perché sennò fai un lancio alla Ivanovic che va ovunque. Se tu guardi come esce la palla dalle dita di Serena Williams, è perfetto, è di una morbidezza fantastica. Infatti, ricordo quando l'ATP faceva il suo weekly magazine già in video, c'era la rubrica tecnica e una volta avevano chiesto a un grande servitore olandese, Michael Schapers, te lo ricordi Jacopo, di spiegare i segreti del servizio e lui, ovviamente tutti si aspettavano che dicesse come fai a servire a 2,20, no? No, lui disse, fece tutto il servizio sul lancio di palla, spiegando l'uso del polso nel lancio di palla e del gomito. Soprattutto l'uso parco, nel senso che non doveva essere appunto un lancio, come dice Jacopo, ma un accompagnamento verso l'alto della palla, non stretta tra le mani, ma tenuta con le tre dita, pollice, indice medio, e appunto che ti ricadeva in mano se tu non l'avessi colpita. E questa è una parte che manca tanti, o alcuni lasciano la presa troppo presto, quindi veramente diventa come tirare i coriandoli. Invece questa palla tu la devi far salire con la mano e poi lasciarla. Bisognerebbe poi farlo, un altro discorso, soprattutto quando è partita. Chiudiamo con, ti chiedo qual è il colpo che ti dà più gusto giocare. Cioè, deve essere un qualcosa di specifico, eh? Tipo, ad esempio, a me fa impazzire quando mi riusciva la volée di rovescio col taglio sotto, lungolinea con, anzi, stop volley con rimbalzo, primo rimbalzo in campo, secondo nel corridoio. Quindi a uscire. Sì, no, quelle robe Quante che fai volte sempre. Se la provavi in una partita? Cioè, tantissimo. quindi ti buttavi sempre Sì. Io giocavo, avevo il dritto di Tomic, identico. Quindi Oddio! la
Aspetta, tu, adesso Jacopo mette giù. Praticamente questa è la pallina, io la strisciavo col dritto. Mi Ma no, dispiace per te. non per, No, sce non per prima di scelta, eh. cambiare, prima di andare avanti, chi aveva giocato una volée del genere è stato l'avversario di Djokovic la scorsa settimana a Dubai, a un certo punto. Il ceco. Mašák. Mašák ha giocato una volée di rovescio esattamente come dici tu, in allungo col taglio in fuori, rimbalzo corto sotto la rete e il secondo rimbalzo quasi fuori dal corridoio. Sul Stupenda. passante di rovescio di Djokovic, no, non mio. Stupenda. Allora, un colpo che provavo ogni tanto e quindi quando mi riusciva mi dava molta soddisfazione era lo sventaglio stretto in diagonale Bello. e giocava a Bruguera ed è un colpo difficilissimo. Però mi capitava una volta ogni 10 partite di poterlo giocare, non di giocarlo bene, di poterlo giocare. In realtà un colpo che mi dava soddisfazione era il passante di rovescio lungolinea. Me lo ricordo, quello lo fai bene bene. Avete visto Zverev Sonego? Dei pezzetti. Zverev a un certo punto, non ricordo se primo o secondo set, forse il primo, tira uno stretto di dritto, la colpisce fortissimo. Io non so fisicamente come ha fatto a farlo, che poi c'è un dritto abbastanza debole rispetto al resto. Ha tirato una bomba stretta e un colpo pazzesco, secondo me non è stato sottolineato abbastanza. Beh, ma io me ne ricordo un altro dritto simile giocato da Zverev l'anno scorso a Parigi contro Nadal su un set point. Che ha giocato un dritto fortissimo, strettissimo, Nadal ovviamente è andato a prenderla, poi lui va a rete, passante vincente di Nadal. No, questo qua era. No, sono rimasto veramente scioccato. Cioè, Sai c'era Jacopo, Sonego che stava a secondo 6 me metri quel dalla parte. colpo, quel dritto stretto, sventaglio, Jim Courier. Sì. A te, Fede, qual è il colpo che ti fa proprio godere? La risposta di rovescio bloccata piatta su una prima di servizio forte. Alla Becker? Alla Becker o alla Stig? Dove? Lungolinea? Sì, Devi essere più lungo. preciso, rispondi a sinistra o a destra? No, allora, io sono mancino. Il mio avversario serve da destra, mi serve Ok. sul rovescio Quindi e sul io pari. rispondo vincente, anzi vincente, Lungolinea. lungo riga. Quindi con un movimento molto breve, Sì, su esatto. quasi solo di avambraccio, Sì. all'australiana degli anni 60, che c'erano degli avambracci così. Mamma mia, Lew Hode, Ken Rosewall. Ken Rosewall aveva l'avambraccio più grosso della gamba. Rod Laver, un altro. Se ti dava una pizza, ti stendeva. Vabbè, giocava con racchette di legno che pesavano 4 etti, oh, erano dei pazzi. Davvero. Cioè, dei pazzi. Era l'unica maniera che avevano di giocare, Va bene ragazzi. quindi. Oh, che bello. Una bella ora e mezza di chiacchierata, mi sono proprio divertito. Anche io. Sì, molto. Ciao. Grazie Jacopo, sei Ma stato grazie a gentilissimo. voi. Tornerà Jacopo, sì. Vabbè, sì, a questo punto, lo prenotiamo di nuovo. Quando apre il ristorante che prenotiamo di nuovo un tavolo? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie Buona a te, serata. ciao. Ciao Fede. Ciao ciao.